tutti voi e benvenuti in questo video. Allora, mi presento, mi chiamo Cristian Lattanzi e sono un batterista professionista e suono su un'orchestra. Oggi farò insieme a voi una recensione di un marchio di rullanti italiano di Re Canadi, per la precisione, dal nome Sempiternus, un'azienda di Sergio Giovagnola. Il rullante in questione è uno Zebra Wood in legno zebrano da 14 x 5,5 di profondità. Cominciamo. Eccoci qua. Allora, ho rimosso la battente per farvi vedere l'interno del rullante. Ora parliamo della sua costruzione. Allora, intanto il rullante è realizzato con il legno zebrano, che è un legno esotico africano. Allora, ora parliamo nel dettaglio della sua costruzione. Allora, iniziamo subito col dire che è una, diciamo, è una costruzione brevettata da Sergio Giovagnola, e consiste nel curvare una tavola di legno massello con la forza calorifica del vapore acqueo, e una volta che il fusto è curvato può definirsi già finito, perché questa lavorazione non necessita di ulteriori lavorazioni, come per esempio la tornitura, e non necessita nemmeno di collanti. Poi, una volta che il fusto è stato curvato, si inserisce due cerchi di rinforzo fatti sempre con lo stesso legno, sia per la pelle battente, quindi nella parte superiore, e sia un altro cerchio di rinforzo nella parte inferiore, e entrambi sono fresati a 45 gradi. In modo tale che, magari questa è una cosa che vi voglio far vedere, quando noi andiamo ad inserire la pelle non abbiamo gioco, quindi la pelle sarà precisa, e quindi questo è veramente diciamo importante. Poi, una volta inseriti i cerchi di rinforzo, che servono appunto per rinforzare i bordi, vengono inserite 12 anime in corrispondenza dei blocchetti e del tendicordiera, e hanno lo scopo di mettere in comunicazione il cerchio superiore con quello inferiore, e oltre a questo hanno lo scopo di guidare l'onda sonora dalla pelle battente fino alla risonante
se senza che cambi di intensità di volume, quindi rimane diciamo intatta, il suono non viene alterato. Poi dopodiché dopo le anime, vabbè, la cordiera è pure sound, quindi è una cordiera professionale. I cerchi sono die cast in acciaio presso fuso.